state, siete fortunati stasera, perché sono influenzato, come vedete, e quindi devo finire presto perché... Tica la febbre. Allora, mi hanno detto che dovevamo festeggiare che sei stato eletto, ma fra un anno ci riproveremo ancora, perché come sapete si deve andare a rivotare, quindi è stata avuta un'altra volta. Sarei da paura. Vengo da Roma e da Napoli, dove, come sapete, ci sono, in questo momento si stanno prendendo delle decisioni un po' delicate, un po' importanti, cioè quanto dovete pagare questa volta. Sì, sembra che colpirà tutti, ci auguriamo, se dovesse davvero colpire tutti, almeno, dice, questa volta prende pure gli altri, non so se effettivamente colpirà tutti, però non v'è dubbio che qualcosa ci sarà la settimana prossima, non v'è dubbio che speriamo che un po' di quel che dobbiamo pagare poi torni anche nel nostro Molise, e speriamo che nel Molise questa volta possa essere usato in modo più trasparente, anche un po' più con giustizia sociale, non sempre a favore dei soliti noti. Ma questa sera è una sera di festeggiamenti, perché Cristiano è riuscito a essere eletto, ma soprattutto perché il partito ha dimostrato che c'è in Molise. Abbiamo eletto 3 consiglieri regionali. Oggi affrontiamo con rispetto questo nostro ruolo di opposizione, un'opposizione che dovrà essere costruttiva, perché fino a quando si fa campagna elettorale ognuno cerca di magnificare il proprio prodotto, ma da adesso, per i prossimi 5 anni, per quanto sarà, noi dobbiamo cercare di fare in modo che poi questa regione faccia del bene a questo consiglio regionale, questa presidenza della regione faccia del bene a questo nostro territorio. Per cui, seppur nell'opposizione, l'impegno deve essere quello di aiutare a che qualcosa si faccia, non impedire che si faccia qualcosa, perché quando abbiamo dimostrato agli altri che non sanno fare nulla, i risultati, che ne paga le conseguenze, sono sempre i cittadini. Poi è un momento molto delicato per il nostro paese in generale, è un momento delicato perché stiamo per andare in fallimento, questa è la verità, e quando si va in fallimento, voi lo sapete, ti portano via tutto, chi ha i risparmi, chi ha le proprietà, è chiaro quindi che bisogna, con senso di responsabilità, vedere cosa si può fare. Probabilmente chi ha le case dovrà pagare qualche tassa in più, probabilmente saranno rivisti i sistemi per andare in pensione e così via. Quel che deve preoccupare però non è tanto questo, è che magari fosse l'ultima volta, perché ogni volta succede così, e questo è dovuto al fatto che chi ha amministrato in questi ultimi 50-60 anni, perché si tratta di 50-60 anni di amministrazione, ha sempre cercato di spendere al di sopra delle proprie possibilità e non per fare qualche cosa che potesse poi restare nel tempo. Molte volte sono stati sprecati i soldi invece che utilizzati. Questo è avvenuto in Italia, è avvenuto nel nostro Molise. Credo che dobbiamo, questo gesto di responsabilità di questo governo, cioè provare a dargli la fiducia, sia coloro che hanno vinto che coloro che hanno perso, non so se farà del bene al nostro paese, ma ci dobbiamo provare, perché, ripeto, è interesse di tutti. E così anche nel nostro Molise. Nel nostro Molise io sono convinto che se avessimo vinto noi potevamo fare meglio, ma siccome in democrazia bisogna rispettare chi vince, ha vinto il centrodestra, dovremmo, seppur nel ruolo dell'opposizione, aiutare a fare bene il
proprio lavoro. Perché da qui a qualche anno nel nostro territorio non ci saranno più giovani, perché non c'è più occupazione, non c'è più lavoro, non c'è più niente. Non ci saranno più le infrastrutture, perché nessuno viene a investire più nel nostro territorio. Rischia di essere un territorio morto. Ecco. Questo è l'impegno che ci dobbiamo prendere di fronte a questa nostra popolazione, ringraziarla per la fiducia che ci ha dato a me come rappresentante di un partito, a te come persona, e insieme dobbiamo capire che dobbiamo dare delle risposte. È difficile farlo dall'opposizione, se si fosse in maggioranza sarebbe tutto più semplice. Però anche dall'opposizione si può fare il proprio dovere e si può fare il proprio lavoro. L'impegno che noi dobbiamo fare nei loro confronti è di cercare qualche occasione in più per ridare credibilità e fiducia nelle istituzioni e nel nostro paese. Per questo questa sera è una serata di gioia, ma anche di riflessione e di rinnovato impegno. Questo partito nel suo piccolo, con le sue limitate capacità, come avete visto, sta tutti i giorni cercando di fare il proprio lavoro, di fare il proprio dovere, non rinunciando ad assumersi la responsabilità nemmeno di appoggiare un governo che non conosce, ma neanche di prendere per oro colato tutto quel che gli dice, di andare a guardare nel merito come stanno le cose. Questa nostra responsabilità la dobbiamo alla fiducia che ci avete dato, e noi vogliamo cercare di mantenerla. Ma non vi voglio annoiare con un altro pistolotto questa sera. Questa sera è una serata un po', è una serata un po' anche di gioia. Io credo che anche con il vostro aiuto, quando avete qualsiasi informazione, indicazione, suggerimento da darci, potete farlo tranquillamente, e io credo che qualcosa si può ancora fare per il nostro Molise, per il nostro territorio, per il nostro paese, anche se le condizioni sono molto difficili. Mi auguro che si possa tornare alle elezioni nazionali al più presto, anche perché così si può governare dal centro una serie di risorse e una serie di interventi che possono interessare questo nostro territorio. Risorse e interventi che erano cominciati anni fa, che sono stati interrotti, ma che possono essere ripresi sulla base di progetti ben specifici, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ecco, con questo augurio io quindi vi ringrazio, mi scuso se sono arrivate di corsa, ho preso il microfono di corsa e non vi faccio un discorso di massimi sistemi, ma come vi ho detto, giro l'influenza. Grazie.